Volevano che mi ravvedessi, che confessassi gli omicidi. Mi dicevano che se avessi confessato sarei tornato a casa. Ma io non avevo ucciso nessuno. Come potevo confessare qualcosa che non ho fatto? Parla così Beniamino Zuncheddu, pastore sardo, il cui destino ha visto più della metà della sua vita trascorsa dietro le sbarre, ingiustamente accusato. La sua storia inizia a 26 anni, quando è entrato in prigione. La sua condanna all'ergastolo risale alla strage del Sinai dell'8 gennaio 1991, così denominata dalla località della provincia di Cagliari in cui è avvenuto l'agguato. In quell'occasione vennero brutalmente uccisi Gesuino Fadda, suo figlio Giuseppe e l'addetto all'ovile in cui lavoravano, Ignazio Pusceddu. Il caso di Beniamino Zuncheddu rappresenta uno dei più gravi errori giudiziari mai verificatisi nel nostro paese, con l'uomo trattenuto ingiustamente per ben 33 lunghi anni. Nonostante ciò, Zuncheddu non ha mai perso la speranza durante la sua lunga detenzione. Nella solitudine della sua cella ha continuato a nutrire la speranza di una revisione del processo e alla fine questa revisione è arrivata. L'accusa contro Beniamino Zuncheddu si basava in gran parte sulla testimonianza di Luigi Pinna, genero di una delle vittime, Gesuino Fadda, che era rimasto ferito nell'attacco e si trovava con Pusceddu al momento dell'agguato. Inizialmente il testimone affermò di non aver potuto identificare il volto dell'assassino poiché quest'ultimo indossava una calza simile a un passamontagna che gli copriva il viso. Ma riuscì a fornire una descrizione della statura del sicario, alto circa 1,80 m. In quel frangente non sospettò minimamente di Beniamino Zuncheddu, che al contrario era notevolmente più basso. Gli investigatori già all'epoca trovarono strano che in situazioni così caotiche e in un luogo scarsamente illuminato, il ferito avesse potuto rilevare dettagli fisici così precisi dell'aggressore. Successivamente il testimone cambiò versione. Sosteneva di non aver visto un uomo alto e incappucciato, impossibile da identificare, ma piuttosto Beniamino Zuncheddu, anch'egli pastore. Le loro famiglie avevano avuto dissapori in passato riguardo ad animali e terre. Inoltre, la difesa di Zuncheddu affermò che il testimone potrebbe essere stato influenzato dalle affermazioni di un poliziotto. Durante le indagini preliminari, l'agente avrebbe mostrato al testimone, prima ancora di interrogarlo, una foto di Zuncheddu, indicandolo come il colpevole degli omicidi. Luigi Pinna confermò di averlo riconosciuto in quella foto, ma questa testimonianza si rivelò non veritiera. 3 anni fa l'avvocato di Zuncheddu ha richiesto la revisione del processo per esaminare nuove prove a favore dell'imputato, che nel frattempo aveva già trascorso 30 anni nelle prigioni sarde di Badu e Carros, Buoncammino e Uta. Dal 25 novembre scorso l'ex pastore è finalmente in libertà e il 26 gennaio è stato assolto da tutte le accuse. Questa assoluzione è stata resa possibile anche grazie alla testimonianza di Luigi Pinna, il testimone chiave che in passato aveva contribuito a incriminarlo. Pinna, durante l'udienza del 12 dicembre scorso, ha ammesso di essere stato influenzato dalle parole di quel poliziotto, confessando ai giudici: «Lui mi ha mostrato la foto di Zuncheddu, mi disse che il colpevole della strage era lui». Beniamino Zuncheddu aveva strenuamente cercato di proclamare la sua innocenza, sottolineando inutilmente l'esistenza di un alibi che purtroppo non è mai stata minimamente considerata. Lo stesso Zuncheddu rammenta: «La sera del massacro di Sinai ero a casa di un'amica a giocare con suo figlio, un ragazzo tetraplegico. La mia amica testimoniò anche al processo. Si offrì perfino di portare il figlio disabile in aula, ma non le diedero retta». Attualmente Beniamino Zuncheddu si definisce un sopravvissuto a una condanna profondamente ingiusta, fonte di numerosi dolori e momenti di sconforto. La sua forza è stata notevolmente messa alla prova. Afferma: «Volevo una famiglia, mi hanno rubato tutto. Il carcere è pieno di innocenti abbandonati ai loro problemi. Quando sono uscito a novembre, anche detenuti che non avevo mai conosciuto mi hanno fatto avere i loro saluti». Ora che è libero, Beniamino Zuncheddu coltiva semplici desideri, come una visita dal dentista per affrontare il problema della perdita di tutti i denti, impedendogli di mangiare adeguatamente
e una consulenza oculistica per risolvere un lungo problema a un occhio che continua a lacrimare costantemente. Durante gli anni trascorsi in cella, guardava fuori dalla prigione e sognava di poter tornare nella sua casa, situata a breve distanza dalla struttura penitenziaria. Immaginava il momento in cui avrebbe riabbracciato i suoi cari e goduto dei raggi del sole sul balcone di casa. Ora, finalmente, ha l'opportunità di realizzare questi semplici desideri. Nessuno potrà restituirgli gli anni lunghi e difficili passati in prigione. La sua vita è rimasta sospesa. Aveva appena 26 anni quando è entrato in carcere e ora ne ha 59, un'eternità. Con la sua liberazione, le indagini sulla strage del Sinai sono state riaperte. Mentre Beniamino Zuncheddu scontava una pena ingiusta, il vero assassino rimaneva libero. Le nuove indagini sembrano aver già preso una direzione precisa, indicata dal difensore di Zuncheddu, Mauro Trogu. Esaminando i documenti di quel periodo, l'avvocato è giunto al caso del rapimento di Giovanni Murgia, un proprietario terreno di Doglianova, Cagliari. Murgia fu sequestrato il 20 ottobre 1990 nelle campagne del paese e liberato l'11 gennaio 1991 ad Austis, in provincia di Nuoro. Secondo l'ipotesi di Trogu, i Fadda, due delle vittime della strage del Sinai, avrebbero assistito al rapimento e sarebbero stati eliminati dalla banda di rapitori. Quindi l'eccidio potrebbe essere collegato al vecchio fenomeno dei rapimenti operati dall'anonima sequestri, un aspetto della criminalità sarda. Nel tentativo di scagionare Zuncheddu, sono state anche effettuate nuove intercettazioni negli ultimi anni, che hanno chiaramente evidenziato l'inattendibilità del testimone chiave di allora, Luigi Pinna. Quest'ultimo, in seguito, ha testimoniato a favore di Zuncheddu, ma nelle intercettazioni è stato ascoltato mentre discuteva con la moglie e ribadiva la volontà di mantenere la stessa posizione. Nel frattempo, la moglie, preoccupata dopo decenni, si è rivolta al poliziotto che aveva interrogato il marito, cercando conforto in merito alla nuova inchiesta.